Allora cominciamo subito, buonasera, buonasera, grazie per essere qui. Quante volte vi siete riuniti in questa sala e non solo qui? Quante volte vi siete ritrovati voi, comunità del Mercure, in particolare quelle di Rotonda e di Viggianello, a parlare della centrale del Mercure? Quante volte ne avete parlato da un punto di vista ambientale per quanto riguarda la potenziale o meno occupazione? Quante volte vi siete ritrovati anche a parlare, vedo e ringrazio l'avvocato Bonafine, sempre presente naturalmente, e chiedo a nome di tutti quanti un applauso all'avvocato. Quante volte avete affrontato la questione Mercure della centrale da un punto di vista prettamente legale? Devo dire che le più grandi battaglie vinte sul tema della centrale del Mercure sono proprio le battaglie legali che avete portato avanti, grazie ovviamente a persone e a competenze come quelle dell'avvocato, che ringrazio anche a nome del popolo senisese perché è stato vicino anche ad altri comitati del territorio. Bene, questa sera affronteremo la questione da questo punto di vista, ospitando, oppure sono loro che ospitano noi in un certo senso, ci ospitiamo a vicenda, un presidio di legalità importantissimo, fondamentale, che da anni è in Italia, ha festeggiato un compleanno importante proprio in questi giorni, in queste settimane, ed è il presidio dell'associazione Libera Numeri e Nomi e Numeri contro le Mafie. E quindi io ringrazio per la presenza dalla segreteria nazionale Don Marcello Cozzi, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ovviamente a cominciare dalla mia. E ringrazio un presidio importante, dicevo, di Libera, che è un presidio importante anche qui nel territorio, perché come Libera Lodo Negrese parlerà anche Gerardo Melchionda, che è il professor Gerardo Melchionda che noi tutti conosciamo. E avremo modo poi di vedere, sviluppare le tematiche legate alla giustizia, alla legalità in riferimento prettamente alla centrale del Mercure, e vi chiedo anche negli interventi che probabilmente ci saranno dopo l'intervento di Don Marcello di attenervi ai temi della centrale, perché so che è bello ed è importante parlare in generale di molti temi che hanno a che vedere con questo territorio e in generale con l'Italia a livello di giustizia e di legalità, però i tempi sono quelli che sono e quindi cerchiamo anche successivamente di parlare solo ed esclusivamente di quello che riguarda appunto la centrale del Mercure. Io ringrazio per l'ospitalità i comuni di Rotonda e di Viggianello, con i sindaci di Vincenzo Corrado e Rocco Bruno, e poi l'ogni presente, per fortuna, Forum Stefano Gioia, che siete voi, siete tutti voi, uno dei più importanti forum costituiti appunto da cittadini di tutto il territorio lucano. Prima di passare la parola a Don Marcello, a Gerardo Melchionda prima e a Don Marcello poi, io chiedo ai due sindaci che ci ospitano di fare dei brevi saluti e di spiegarci perché dal loro punto di vista è importantissimo un incontro come quello di stasera. Sì, allora buonasera a tutti, vi do il benvenuto, do il benvenuto a Don Marcello Cozzi e all'Associazione Libera, che entra a pieno titolo, diciamo, in questa battaglia che stiamo conducendo da tantissimi anni, ed entra con delle novità importanti, come ci dirà poi Don Marcello tra poco. Volevo ringraziare quanti in questi anni naturalmente si stanno affiancando, si stanno in qualche modo così dando la staffetta in questa lotta che dura ormai da 10-12 anni, le amministrazioni comunali che hanno seguito questo percorso sia a Rotonda e sia a Viggianello, a testimonianza ogni volta che non ci sono distinzioni di partiti, distinzioni di colore politico, distinzioni di maggioranza e minoranza quando affrontiamo questi temi. E quindi saluto i consiglieri presenti, saluto chi portato avanti la battaglia nel tempo, i già sindaci di questa valle, e naturalmente il comitato, che è un po' l'amplificatore e in qualche modo il primo attore di questa grande e nobilissima battaglia che stiamo conducendo. Un saluto cordiale va anche alle forze dell'ordine, sia per la presenza questa sera, sia perché in qualche modo hanno affiancato in questi anni sia il comitato sia l'amministrazione. Noi abbiamo vissuto anche momenti di tensione, lo sapete tutti,
chi ha partecipato ancora prima di me, diciamo, con responsabilità a questa battaglia, a questi temi, ne ha viste di cotte e di crude, come si suol dire. Quindi la presenza costante delle forze dell'ordine è stato un supporto valido, notevole e naturalmente funzionale alla stessa battaglia. Quindi saluto i carabinieri e il comando stazione forestale di Viggiareto. Allora, perché abbiamo voluto questo incontro? Intanto è un incontro che nasce da un altro incontro, perché qualche mese fa Don Marcello Cozzi ha presentato qui a Viggianello un libro che fa un po' il punto della situazione sulle grandi vertenze sociali, ambientali, legali che ci sono in Basilicata e anche in questa zona, nella zona del Lago Negrese. Sono delle battaglie importanti, sono delle vertenze importanti che hanno anche dei svolti inquietanti e a lui abbiamo consegnato così in quell'occasione questa pagina. Abbiamo detto a lui: condisci questi aspetti che a noi non sembrano chiari, dai attraverso lo strumento di Libera un approfondimento di queste tematiche e vedi un po' se questi interrogativi che noi ci poniamo da tempo, sapete a cosa mi riferisco, in particolare noi abbiamo vissuto un momento molto brutto, non meno di un anno fa, quando ci fu il blocco della Salerno-Reggio Calabria da parte dei camionisti, di chi ha interesse in questo trasporto e approvvigionamento e commercio delle biomasse, e d'altro canto i comuni di Viggianello e Rotonda che rispondevano simbolicamente e anche concretamente con atti molto, molto forti. Ecco, in quei momenti abbiamo visto delle cose poco chiare, inquietanti, e quindi in qualche modo queste notizie, queste informazioni che abbiamo consegnato alle forze dell'ordine, abbiamo consegnato a chi si occupa di questi temi, credo che abbiano fatto un percorso un poco più maturo. Io non so altro, non giungo altro, perché naturalmente non abbiamo informazioni in merito. Rimango un po' a 4-5 temi che abbiamo sviluppato in questi tempi. Allora, perché contrastiamo la centrale? Lo ricordo soprattutto a Libera e non a voi che accompagnate noi in questo percorso da tanti anni. Non c'è uno studio sull'impatto per quanto riguarda la salute sia ambientale sia dell'individuo sul territorio. È una centrale sovradimensionata che non produce effetti benefici per il territorio, perché le biomasse vengono da lontano, perché non ci sono ricadute, effetti immediati, insomma, per le comunità più prossime a questo progetto, a questo impianto. Perché ci sono degli interrogativi anche all'interno del progetto stesso. Noi siamo in una valle, in questa valle sappiamo quali sono le caratteristiche, sappiamo quali sono i rischi che corriamo sul piano della salute. Una cosa proprio del progetto, lo studio dei venti, lo studio della, come sapete tutti quanti oramai, viene estrapolato da un'altra valle, che è quella della Cronica, per esempio. Una serie di così punti fermi che in pratica rigettano pienamente questo progetto sul piano della salute. Quindi non sappiamo che impatto avrà, sicuramente avrà un impatto devastante per questa valle. Allora, il tema delle biomasse, i controlli, chi li fa, da dove vengono queste biomasse. Libera sa meglio di noi che su queste tematiche ambientali, come dire, l'oscurità è profonda. Cito spesso una lettura di qualche tempo fa, che è Gomorra di Roberto Saviano: falsificare un buono d'accompagnamento è la cosa più banale e più semplice che ci sia in Italia. Ecco, quindi basterebbe questo aspetto, questa cifra, per dare, diciamo, tutta la panoramica della vicenda. Sul piano giudiziario, sapete che ci sono state, ringraziamo l'avvocato Bonafine per averci seguito
in questi lunghissimi anni e con in maniera capillare e attenta su ogni aspetto legato della vicenda, ci sono state delle belle vittorie. Quindi il progetto è fermo sul piano giudiziario ed è fermo proprio in merito a un grande punto che noi sbandieriamo ormai da tempo, cioè, come dicevo poc'anzi a Marcello, il parere del parco, che è vincolante, che dice praticamente che centrali non più grandi di 3 megawatt non possono stare in questo parco. E quindi su questo parere noi andiamo avanti e teniamo ferma, diciamo, la, che tra l'altro è insuperabile almeno al momento. Poi non sappiamo quello che accadrà a Roma e quello che accadrà, aspettando, come dicono insomma i favorevoli, questo famigerato decreto. Tutte le autorizzazioni che sono venute fuori dopo, diciamo, i ricorsi, dopo le impugnative che abbiamo fatto, sono state puntualmente smontate, nell'ultima, quella della Regione Calabria, su cui ancora comunque c'è una vertenza in corso, per cui Enel insieme al parco hanno chiesto l'ennesimo rinvio. Ancora l'ultimo aspetto e chiudo: i tavoli di concertazione, che sono importanti, a cui i comuni contrari, che sono Piccianello e Rotondo naturalmente, perché hanno gli impatti più interessanti da questa vicenda, vengono non solo estromessi, ma, come dire, abbindolati sul piano delle carte. Vi spiego meglio. Voi sapete che è stato fatto un protocollo d'intesa, un protocollo di benefici, di compensazioni economiche con alcuni comuni, e l'abbiamo detto anche a mezzo stampa in maniera forte, in maniera, insomma, in maniera violenta, cioè che alcuni comuni che prenderanno compensazioni sono lontani da questa valle, nulla hanno a che vedere con il percorso sociale di questa stessa valle, oltre agli effetti di cui abbiamo già detto. Ecco, in mezzo a questi documenti che vengono prodotti, ogni tanto compare l'ingegnere Rotonda come se, come dire, dovessero accompagnare alla fine, quando tutto sarà pronto per partire, quando partirà questo impianto, dovessero accompagnare, come dire, gli altri comuni, sia sul piano diciamo del controllo ambientale, che noi tra l'altro abbiamo sempre chiesto ma non abbiamo mai ottenuto. Vi ricordate che vi ho raccontato anche una vicenda, insomma, poco chiara, quando ci fu quel piccolo incendio nella centrale. Andammo io e Giovanni Pandolfi, che saluto, in regione per manifestare questo fatto che c'era stato, per chiedere lui su quello che poteva essere, e nelle scale abbiamo incrociato Enel, che scendeva perché era andata prontamente a fornire le spiegazioni tecniche di quello che era successo il giorno prima in regione Basilicata. Ecco, quindi vedete che c'è tutto un percorso costruito che va, come dire, a estromettere le comunità più prossime, perché danno fastidio, perché dicono di no chiaramente a tutti, a questo progetto di riconversione, e c'è un percorso, diciamo, di accompagnamento fino a che venga annichilita, venga, come dire, addomesticata questa parte, fino a far cambiare parere, opinione, perché questa centrale è funzionale, produce occupazione, dà degli effetti benefici al territorio, e in un momento di crisi e di grande, diciamo, speranza sul lavoro, è l'unico, diciamo, impianto, l'unica possibilità di sviluppo del territorio. Ecco, su questa passariga viaggia, diciamo, il sì, e noi ovviamente la contrastiamo in tutto e per tutto. Quindi ringraziamo Libera per la presenza, ringrazio Gerardo Marchionde, ringrazio Don Marcello Pozzi e vi auguro una buona serata. Delle compensazioni, che sono molto accordo e molto grave, anche perché si mettono poi i comuni
l'uno contro l'altro. E devo dire una cosa un po' provocatoriamente: io da senisese chiedo scusa alle comunità di Vigianello e Rotonda, perché almeno sulla carta una votazione durante una conferenza di servizio dovrebbe essere perlomeno, tra l'altro che riguarda un comune distante come può essere appunto i comuni della Valle del Mercure, dovrebbe essere concertata perlomeno in un consiglio comunale. Non mi risulta che i comuni distanti la Valle del Mercure che hanno votato a favore delle compensazioni abbiano mai portato nei loro consigli comunali, a cominciare dal comune mio di appartenenza che è Senise, il tema della centrale del Mercure. Quindi perlomeno se non conosci bene gli argomenti, perlomeno confrontati con i tuoi cittadini e con gli altri consiglieri comunali prima di votare pro o contro le compensazioni ambientali. Poi per quanto riguarda il discorso Comunità del Parco, sì, esatto, erano i comuni della Comunità del Parco, a parte Rotonda e Vigianello soltanto San Severino Lucano e un altro comune calabrese votò contro. Ok, perfetto, quindi soltanto quattro comuni votarono contro le compensazioni. Tra l'altro pochi giorni fa, so che molti di noi sono stati anche a Taranto il 1° maggio. Io dico sempre che la centrale del Mercure è una piccola ILVA, perché qui la dobbiamo smettere di considerare il lavoro non un diritto ma un ricatto. E io spesso vedo, rispetto a quello che ha detto alla fine il sindaco, che di solito chi è contro la centrale del Mercure viene accusato di essere o allarmista oppure contrario allo sviluppo e all'occupazione. Io, a proposito del nome dell'associazione, appunto, che è Libera, sogno una platea, come sicuramente lo siete voi stasera, libera di dire che nonostante mio figlio, mio marito, mio fratello sia disoccupato, io sono contrario a questa struttura, a questa centrale, perché ho le mie buone ragioni. Non devo temere di dire, evidenziare la mia contrarietà, perché altrimenti rischio di togliere il posto di lavoro a qualcun altro. Ci sono elementi a cominciare da quello finire, ma ovviamente non è meno importante, ci mancherebbe, ai risvolti giudiziari e legali che sono prioritari anche rispetto al lavoro, secondo me. Io adesso passo la parola al giovanissimo sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, che ha un'eredità importante sulle spalle e ovviamente l'ha fatto il sindaco Corraro. Ringrazio per la presenza, come sempre, per l'attivismo, il sindaco Pandò, l'ex sindaco Pandò. Non è mai stato bocciato. No, buonasera, io ringrazio innanzitutto tutti voi che avete deciso di essere qui presenti, ringrazio Don Marcello Cozzi, Mercanda, per la loro presenza e la vicinanza a questa importante battaglia che ormai, come ricordava Vincenzo, come ricordavate voi, da diversi anni stiamo un po' portando avanti tutti. Saluto e ringrazio anche i sindaci che prima di noi hanno portato avanti questa battaglia, Antonio Fior di Vicianello e Giovanni Bandocchi. È vero, raccolgo una grande eredità, però ha avuto, credo, un ottimo maestro, per cui andiamo avanti su questa strada. Il titolo del manifesto, credo sia, adesso vado a memoria, la legalità è una questione centrale. Io credo che mai titolo fu più proprio azzeccato di questo, perché qui si parla proprio di un progetto ritenuto assolutamente inutile e dannoso da parte nostra, da parte di tutta la nostra due comunità di Rotonda e Vigianello, di un progetto che di legale, poi non mi riferisco alle possibili infiltrazioni mafiose su cui poi magari ci daranno più avanti gli esponenti di Libera, ma piuttosto agli aspetti proprio dal punto di vista normativi e legale di questo progetto, effettivamente a poco o forse addirittura a nulla. Mi ha anticipato prima, Vincenzo ha detto bene i motivi per cui noi ci contrapponiamo a questo progetto. Non è assolutamente un no dettato da semplice motivo ambientalista, perché noi vogliamo dire no allo sviluppo o alla progressione. È un no perché effettivamente una centrale di queste dimensioni, la guardate lì, c'è questo ammasso di ferro all'interno di un territorio del parco, all'interno di una zona dichiarata a protezione speciale dalla Comunità Europea, assolutamente non può assolutamente esistere. Ci sono problemi dal punto di vista sanitario, legale, dal punto di vista della salute, lo diceva bene Vincenzo,
è stato presentato per un progetto del genere, non sono state presentate assolutamente due valutazioni assolutamente necessarie, e due valutazioni che sono imposte dalla legge quando si tratta di fare questi insediamenti produttivi all'interno di zone, no, di protezione speciale come nel nostro sito. Le valutazioni sono valutazioni di impatto ambientale e sanitario che lei nel prontamente su questo non ha assolutamente presentato, al punto che nel progetto di riconversione a biomasse al capitolo della salute e del possibile inquinamento dedica appena 6 o 7 righe. Questo non è una semplice dimenticanza, a mio avviso, ma è proprio un modo di agire per nascondere tutte le possibili gravi ripercussioni che poi dal punto di vista ambientale, sanitario e salutare questa riconversione può avere. Noi abbiamo cercato certamente di fare tanto, abbiamo contattato più volte per iscritto purtroppo anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è Matteo Renzi. Lo sappiamo bene che adesso tutta questa partita è arrivata sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lei ne ha portato le proprie motivazioni, noi abbiamo inviato le nostre controdeduzioni. Sul tavolo che discutevamo prima della Presidenza, quindi ci sono entrambe le motivazioni. È una piccola ILVA, io più volte l'ho considerata così, ed è soltanto così che effettivamente poi questo progetto si potrà sbloccare. Dal momento, dal punto di vista giudiziario, grazie anche a Enzo Bonafina che è qui presente, lo sappiamo bene come la partita sia conclusa positivamente per l'amministrazione e per le popolazioni di Rotonda e Pigianello. Questo perché dal punto di vista legale, come dicevo, questo progetto è assolutamente poco o nulla. Per quanto riguarda poi queste compensazioni, è bene ricordare che poi sono uscite fuori proprio nel momento in cui i due comuni si sono contrapposti, perché inizialmente di queste compensazioni non vi era assolutamente traccia. La comunità del parco aveva abbocciato questo progetto, i due comuni si sono contrapposti, a livello giudiziario lei le stava prendendo e le ha poi definitivamente prese, allora si è pensato di fare questa sorta di campagna acquisti. E concordo quando diceva prima che in una comunità del parco è assolutamente assurdo che paesi, che amministrazioni, che sindaci lontano 20, 30, 50, 60 km, che non sanno neanche dove si trovi la Valle del Mercure, dove si trova Rotonda, Pigianello o la centrale, sono venuti lì a decidere sul nostro futuro. Fortunatamente stamattina abbiamo avuto un incontro, ho avuto anche la possibilità di controbattere con un sindaco, questo non ricordo neanche il comune, e dirgli proprio questo: lei è accusato di avere un'azione. Io ho votato non seguendo una logica, c'erano due persone da votare, ho votato la prima che si è candidata, ma era una qualcosa di non assoluta importanza, e lei mi fa: no, ma non si vota seguendo un ordine cronologico di presentazione delle domande. E le ho detto: guarda, tu hai fatto ben peggio, nel momento che hai votato alla comunità del parco a Castrovilla, hai votato sì, non sapendo assolutamente del progetto, non soltanto perché qualcuno ti ha imposto di votare sì. Io oggi almeno ho avuto la fortuna di votare in assoluta libertà. Almeno questa è stata una piccola rivincita dal punto di vista morale, che purtroppo non cambierà l'esito della vicenda. Si parlava prima di occupazione, quindi delle promesse, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche occupazionale. Inizialmente il progetto ne prevedeva 35, successivamente sono arrivati numeri esorbitanti di assunzioni, 50, 70, 100. Però, come già dissi io nell'incontro che tenemmo nel parco lo scorso agosto, mi piacerebbe mettere sulla bilancia le assunzioni, i lavoratori promessi da Enel e effettivamente il personale impiegato, non parlo della Valle, ma soltanto dei comuni di Rotondo e Pigianello, in due settori che poi portano avanti l'economia della nostra comunità, il turismo e l'agricoltura. Io credo che se comportiamo questi due dati, uno certo, l'altro è una promessa e in divenire per cui non si sa cosa accadrà, credo che poi la bilancia venga nettamente a favore del lavoro e dell'economia che alle nostre comunità portano il turismo e l'agricoltura. E con questo progetto si rischia effettivamente poi di
mandare all'aria una serie di sacrifici, tanto lavoro che faticosamente le amministrazioni che ci hanno preceduto, che gli amministratori, che gli imprenditori stanno cercando di portare avanti. A Rotonda negli ultimi mesi sono nati 3 B&B, sono progetti di imprenditori che vogliono costruire dei borgalberghi e recuperare il centro storico, stanno portando avanti dei progetti per la trasformazione dei prodotti agricoli, perché è su questi due settori che occorre puntare e c'è il rischio concreto che se questo progetto effettivamente poi venga portato a compimento si rischia di mandare a casa numerosi lavoratori e numerose famiglie. Io credo che su questo che occorre effettivamente poi puntare l'attenzione e verificare quante persone sono impiegate all'interno di questi due settori. Un altro poi aspetto che preoccupa, che ci preoccupa, ovviamente la preoccupazione è aumentata dall'interesse di Libera alla questione, è questo della viabilità. Era già un problema prima della chiusura del Ponte Italia di Laino, lo sarà ancora di più nel caso in cui la centrale venga riconvertita e quindi venga riaperta. La nostra rete viaria a malapena riesce a smaltire il traffico quotidiano fatto di piccole automezze e camion, piccoli camion e le nostre autovetture. Siamo stati adesso invasi da altri automezzi che purtroppo, non avendo chiusa l'autostrada, molti preferiscono il tragitto breve. Non sappiamo cosa succederà nel caso in cui poi questi TIR dovranno effettivamente poi passare per il nostro comune. Addirittura qualche sindaco pro centrale accusava questa mattina il sindaco di Vigenere, diceva che adesso ci sono adesso i mezzi della San Benedetto, adesso come li ponete con questa situazione? Cercano effettivamente quindi di creare confusione, così come ha fatto l'Enel, di mettere in contrapposizione noi comuni e portare effettivamente ad una guerra che, detta tra noi, purtroppo ci vedrà alla fine tutti sconfitti. Onestamente non so come andrà a finire adesso dal punto di vista legale. La parte vicino ad Enel, però centrale, voci di corridoi dicono 15, 20, 30 giorni faranno il decreto. Appunto, questo stavo per dire. È da non so quanto tempo che dovrebbero fare questo decreto. Se effettivamente fosse così, non vedo perché è da novembre che si perda tempo e per cui abbiano impedito a Enel di ritardare quindi 7 mesi di produzione. Io credo che effettivamente le ragioni vere e profonde affinché questo progetto non vada in porto ci siano. Ed è con questo stesso spirito che noi dobbiamo continuare ad andare avanti e dobbiamo assolutamente cercare in qualche modo di arrivare ai ministeri competenti, in particolar modo ambiente e agricoltura, per cercare in qualche modo anche noi di avere una sponda a livello ministeriale. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente gli intervenuti e do la parola a loro. Grazie. Anche i sensi del loro sindaco sono stati quelli di Pandolfi. No, scherzo. No, tra l'altro citavi la San Benedetto, che dovrebbe essere, almeno sulla carta, un catenaccio in più, nel senso che alla San Benedetto non farebbe molto piacere poi divulgare a livello anche solo di pubblicità o di immaginario collettivo il fatto di avere uno stabilimento in un luogo a pochi metri in linea d'aria da una centrale come quella dell'Eni. Quindi vabbè, questo dovrebbe essere un modo per blindare ancora di più lo stato dell'arte. Come si combatte la mafia, diceva qualcuno, la risposta era con buoni maestri elementari, non solo maestri elementari ma anche professori che insegnano a ragazzi più grandi, e in questo modo io passo la parola a Gerardo Melchionda che, come ho detto prima, rappresenta Libera nella Gonegrese. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti. Prima di fare il mio breve intervento, io ci tengo a salutare e a chiarire un aspetto che, per quanto riguarda la nostra associazione Libera, come credo, immagino Libera come associazione, ringraziare tutte le donne, tutti gli uomini che hanno dato vita a questi momenti di lotta in questi anni, in questi 10 anni. Almeno da quando si parla di centrale a biomassa. Io ricordo 40 anni fa
quando partecipavo a manifestazioni diverse. Allora c'era la centrale, la lignite, ricordo la polvere sui balconi a pedali e sulle lenzuola. La dimostrazione di una lotta che è stata abbastanza lunga e continua. Hanno avuto a pagare pure i danni. E quindi una situazione che continua nel tempo. Ringraziare queste donne, questi uomini, perché non è una lotta che riguarda un territorio e che ha confini. Queste lotte non hanno confini, queste lotte riguardano tutti. Io sono contento anche di vedere il comitato di Senise che è presente questa sera e che torna o viene in questa assemblea con una bella notizia, o almeno ci auguriamo che sia una bella notizia che duri nel tempo. Questi chiari di luna diventa sempre difficile essere certi, anche se la certezza non è mai un dato di riferimento positivo. Libera non intende essere un'altra cosa. Io credo che in questo momento Libera, come già ha avuto modo in altri momenti in questi anni di lotta, si associa, si unisce a queste donne e a questi uomini per lottare, perché ancora crede che sia possibile ottenere un risultato. E comunque la necessità di chiedere un risultato positivo, ed è importante questo aspetto, anche collegandolo a quello che dicevo prima sui confini delle lotte e sui confini della natura. Per fortuna i confini li abbiamo inventati noi, la natura non ha interesse a rispettarli. Su questa centrale, per questa centrale, si sono consumate tante illegalità, tante false promesse, dette tante bugie, sono fatte tante campagne elettorali, fino ad arrivare anche all'assurdo accordo di compensazione di un anno fa, che evidenzia in maniera chiara un'altra presa in giro per le comunità di questa valle. Perché io credo che abbiamo bisogno di capire che cos'è, indipendentemente da quello, dalla valenza dell'accordo di compensazione, a quel tentativo che ormai è solito in Basilicata nelle varie aree di realizzare momenti per cercare di buttare un po' di fumo negli occhi e tentare addirittura di superare certi livelli che sono ormai acquisiti. Poi ci ritorno brevemente, non preoccupare. Come? Devo avvicinare. È chiaro che qui ci troviamo di fronte a poteri forti che approfittano della disperazione della gente in questo particolare momento. Approfittare dei giovani disoccupati oggi è abbastanza facile, dei genitori disperati per il futuro dei figli. Oggi sappiamo che cosa significa promettere posti di lavoro e quali meccanismi scattano quando una promessa viene fatta da un politico influente. Sappiamo tutti come funzionano queste dinamiche. Oggi non si fa più niente se non c'è l'intervento di qualcuno influente. L'ufficio dell'impiego non ha più funzione. Ormai funziona la segreteria del presidente della regione, la segreteria dell'assessore, e la gente lo sa, non si rivolge nemmeno all'ufficio dell'impiego, tanto è solo un'iscrizione. La promessa a volte vale di più, vale quantomeno come momento di quell'attimo, di quei giorni, di una possibilità che qualche cosa arrivi. E questo è il momento più tragico forse della vita di una comunità, proprio questa disperazione. A gestire questi centri di potere sono sempre gli stessi, ed è proprio attraverso questi meccanismi che passano operazioni che mettono in chiara difficoltà l'equilibrio naturale, l'ambiente, la salute delle persone. E in tante amministrazioni comunali, mi scuseranno i sindaci presenti, non è il loro caso, non si chiede sostegno ai cittadini, come la democrazia vorrebbe, si chiedono consensi ai potenti, e allora non si seguono più le dinamiche politiche della democrazia. E di questi giorni, la nascita dell'Unione dei Comuni, o al di là del merito, ma qualche cittadino è stato mai sentito su che cos'è l'Unione dei Comuni, per entrare in un concetto chiaro che poi è la democrazia, della partecipazione. Perché se non c'è la partecipazione, se io non mi sento parte di una comunità, di un territorio, se io non mi sento importante in questa comunità, ma come pensate che qualcuno possa interessarsi per me in questo momento?
E questo succede oggi. Così nascono i poteri forti, li costruiamo noi, li costruiamo con la nostra debolezza, con le nostre paure, con l'incapacità di metterci insieme, di metterci in gioco, di lottare. Io ricordo sempre con gran piacere, anche se è una ripetizione, ma come dicevano i latini, la ripetizione permette un giovamento della nostra mente. Don Milani, quando parlava, le mani bisogna sporcarsi. Anche chi ha le mani pulite, se ce l'hai in tasca le mani, non servono a niente. Le mani hanno bisogno di essere sporcate, di essere presenti. Abbiamo bisogno di metterci la faccia, di essere presenti, di assumerci in prima persona delle responsabilità. È proprio in questi momenti che noi abbiamo bisogno di questo consenso. Questi momenti servono non solo a caricarci, ma a stare insieme, a toccare la persona che mi sta vicino e vedere che Marcello è vicino a me, che è con me e io mi sento più forte. E questo è il senso di una partita. Io brevemente, la storia della centrale non intendo assolutamente, la conoscete meglio di me, ma assolutamente non intendo fare. Però è una storia di legalità. Sono contento anche della presenza dell'avvocato Bonafine, che è un avvocato che non solo ha le competenze a cui tutti, anche se lui non lo sa, a volte ci riferiamo e quindi a volte diventa un punto di riferimento, ma anche le sue sensibilità particolari. Perché io voglio dire che esistono gli aspetti che sono legati ad una, a un momento legale, quindi di impegno sulla base legale. Le cose che citava prima il sindaco, la riflessione che non è un semplice fatto di contrapposizione tra chi è d'accordo e chi invece è contrario alla centrale. Io la voglio porre come una riflessione logica, proprio di diritto, logico. Poteva essere realizzata, ma se lo si chiede a chiunque, non a voi o a noi che possiamo essere più interessati perché più direttamente coinvolti, ma poteva essere realizzata una centrale in un parco se il parco poneva naturalmente il divieto. Ora, al di là della legge, se abbiamo avuto questa esigenza di istituire un parco, essendo il 93 il Presidente della Repubblica dà anche un'impostazione chiara anche per quanto riguarda la centrale. Ma poteva un amministratore poter immaginare di ribaltarlo e di poter dire sì, la vogliamo, perché poi vediamo. Ecco perciò voglio arrivare anche poi alla questione del apporto di compensazione. Se il piano di coordinamento delle regioni Calabria, le linee guida ministeriali stabilivano, cioè era tutto chiaro, era abbastanza chiaro, abbastanza ovvio. E quindi mi chiedo se è proprio necessario, ecco, che ci sia questo impegno proprio sul piano legale. C'è bisogno, purtroppo, e l'avvocato potrebbe spiegarcelo, che c'è bisogno, perché senza questo impegno molte cose non sarebbero poi, non potrebbero andare a un compimento logico. E allora abbiamo bisogno, e quindi la logica non vale più, il buon senso, che è quello che dovrebbe guidare le menti, le persone, le donne, gli uomini, e che guidano spesso solo i bambini, il buon senso. Questa è la verità, non serve più. Allora mi chiedo, perché non realizziamo? Io credo che questo è il senso anche della nostra presenza, insieme a voi, con voi, dietro di voi. Una lotta di civiltà libera e nata perché non immaginava di sostituirsi alle forze dell'ordine. Sia mai, ma libera e nata per costruire un'antimafia sociale, perché nella testa di ognuno potesse nascere quell'idea che il tutto dipende anche da me, cioè che il tutto dipende anche da me. E io credo che questo deve poter nascere nel nostro territorio, nei nostri territori, nella nostra regione. Perciò abbiamo bisogno di unire i comitati, i momenti di lotta che vi sono in tutte le realtà della Basilicata. Quello che stiamo portando avanti non deve essere una battaglia contro, secondo me, solo contro. Deve essere una lotta che guarda in avanti, che non solo alimenta la speranza di una vita migliore, ma l'alimenta qualitativamente,
Noi abbiamo bisogno di invertire un paradigma. Anche nelle nostre case, quando arrivano questi miliardi di volantini per i centri commerciali che invadono ormai dappertutto, no? Probabilmente anche sicuramente esagerato. Noi facciamo i confronti a volte, o il più delle volte, per cercare di trovare il prezzo conveniente. Non siamo messi purtroppo nella condizione di poter scegliere la qualità migliore, ma andiamo in quel centro perché costa di meno, non perché la qualità è migliore. Ma questo purtroppo è un grosso debito che paghiamo ad una condizione, ad un sistema che vuole il povero messo in questa condizione, e stanno aumentando i poveri, ed è necessario a questo punto che loro vadano nella direzione del risparmio a costo di rimetterci la salute. E quindi abbiamo bisogno di elevare un po', ecco la nostra battaglia, che deve essere un qualche cosa che tiene insieme una serie di fattori. Attenzione, perché dicevo che abbiamo bisogno di elevarlo sul piano sociale? Perché una legge può limitare il reato sicuramente, ma se il reato è stato depenalizzato nella coscienza delle persone, allora è necessario a loro un forte impegno educativo, non vi sono alternative. Allora questo è il nostro scopo. Io credo che abbiamo bisogno di incidere inoltre un altro elemento. Io credo che abbiamo bisogno anche di essere un po' più idealisti, scusatemi questa cosa, capisco il momento, però abbiamo bisogno di sorprenderci. Io dubito quando sento qualcuno che dice non mi sorprendo più di niente. No, io voglio sorprendere. Io voglio immaginare, voglio pensare che domani 100 cittadini che oggi sono a favore della centrale dicano ho sbagliato, avete ragione, probabilmente ho cambiato. O voglio ancora sperare che qualche amministratore, di questi amministratori che sono d'accordo con la centrale, che hanno firmato anche questo accordo di compensazione, dicano domani abbiamo sbagliato e tornano indietro. Io credo che questa è la forza dell'uomo e noi su questo dobbiamo agire. È quello che non esiste purtroppo oggi. Questo è il dato. Noi troviamo nelle nostre battaglie situazioni che sono abbastanza particolari. Spesso c'è conformismo nella risposta delle gente. Se la maggior parte delle persone, delle forze politiche e sindacali è d'accordo sulla centrale, perché non dovrei esserlo anch'io? C'è una posizione di sfiducia, di rassegnazione. Purtroppo non cambia niente, è andato sempre così. Però noi rappresentiamo un altro sentimento, che è quello del ribellismo, di quel ribellismo sano che abbiamo bisogno di esportare. Ed è questo l'elemento forte sul quale dobbiamo fare leva. Io credo che questo è l'elemento nuovo sul quale abbiamo bisogno di porre attenzione, non solo tra la gente, ma soprattutto con i ragazzi. Abbiamo bisogno di entrare nelle scuole, di entrare dappertutto dove le coscienze possono essere messe in moto. Una persona ha bisogno di sapere perché le cose esistono, non limitare a sapere che esistono e basta. Abbiamo bisogno di capire le condizioni nelle quali ci troviamo. E allora vado alla conclusione citando, bisogno di dire qualche cosa su questo accordo di compensazione. Lo hanno firmato, lo sapete, la Regione Calabria, la Basilicata, le parti, i comuni, i sindacati. Allora mi chiedo se era necessario proprio un accordo per scrivere che cosa. Guardate che cosa, non vi sto dicendo niente di nuovo, quindi lo dico a me stesso, che nell'esercizio la centrale si conforma ai più rigorosi standard internazionali a tutela dell'ambiente, della salute, della popolazione e della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ancora, che occorre favorire il coinvolgimento dell'imprenditoria e delle forze lavoro locali, che nella ricaduta produttiva ed occupazionale connessa all'esercizio della centrale. Ora, il tutto è scritto nelle leggi. L'articolo 4 e l'articolo 9 della Costituzione italiana non fanno altro che dire questo. Cioè era necessario fare un accordo di compensazione. Ora, la compensazione, che deriva dal latino cum pensare, quindi io ti do perché ho subito un danno o ti pago perché ho fatto qualche cosa, significa praticamente che io sto acquistando, sto pagando
e in questo caso è grave, perché viene pagata la regione Basilicata, la regione Calabria, almeno nell'accordo è scritto, di questi 700.000 euro natali, i comuni, e vengono dati al parco 500.000 euro per 8 anni per organizzare attività turistiche o manifestazioni estive. Cioè, e a questo punto, e poi c'è il grande, a mio avviso, il grande, proprio quella cosa che sta avvenendo in tutte le regioni, in tutte le zone, la realizzazione dell'osservatorio ambientale. Mamma santa, ma scusate, la regione Basilicata ha l'ARPA, la regione Calabria ha l'ARPA, caro. Probabilmente queste regioni non si fidano di queste agenzie. Certo che noi non ci fidiamo, dopo quello che è successo alla Fenice, dopo quello che è successo sul fiume Noce. Io sono nel comitato per la difesa del fiume Noce. I dati che fino adesso l'ARPA ha dato sono dati parzialissimi e non reali, perché se io voglio trovare un elemento che inquina, lo devo cercare. E i comuni, fino a qualche anno fa, quando siamo entrati e abbiamo coinvolto le amministrazioni, pensavano che tutti i dati fossero buoni e che non ci fosse nessun inquinamento. E allora dicevamo, scusate, se io ho bisogno di cercare l'ammonia e io ho fatto delle analisi dirette trovando l'ammonia, se io ho bisogno di cercare l'ammonia, cerco di trovare l'ammonia. Se voi avete un certificato dove è solo scritto il dato del cloro e dite che i dati sono giusti, ma sono riferiti solo al cloro, non sono riferiti a tutti gli elementi inquinanti. E allora abbiamo bisogno anche di puntare su cose precise. Ecco per quale motivo io sono dubbioso. Nel momento in cui si fa questo accordo e i comuni e le organizzazioni sindacali in maniera particolare, perché la regione lo farà attraverso l'ARPA e la Calabria attraverso l'ARPA, quando dicono che loro sono membri di questo ipotetico osservatorio. Come? Come lo faranno i comuni? Io non credo, sindaci, che nei vostri comuni ci sono a disposizione laboratori per poter fare analisi ambientali delle acque. Non so, in alcuni comuni sì, però sono pochissimi i comuni. E allora che cosa faranno? Sicuramente si accoderanno all'acqua, a quello che l'acqua dirà. E allora avremo, ecco che creeremo quelle situazioni che già noi conosciamo. Non c'è bisogno di fare un osservatorio ambientale, abbiamo bisogno di far funzionare quello che c'è. Quello che c'è l'ARPA, e abbiamo bisogno di rispettare, di avere questa opportunità di garantire questo diritto che noi ci abbiamo nel rispetto di un'agenzia che ci interessa, ma che si interessi veramente. Diversamente correremo il rischio non solo dell'Ilva, non solo della Terra del Fuoco a cui abbiamo fatto riferimento, ma molto più vicino della Marlana. La Marlana è una fabbrica a Praia, ha utilizzato delle sostanze che ha prodotto morti per tumori e inquinamento gravissimo. Purtroppo, nonostante vi siano state queste morti riconosciute alcune proprio per questa ragione, beh, non vi sono colpevoli. La Marlana termina l'operazione della Marlana senza responsabili, nonostante ci sia. Chi ha ammazzato questi tre operai che sono riconosciuti? Nessuno lo sa, nessuno lo saprà mai. Le famiglie di queste persone non lo sapranno mai. Non ci sarà mai giustizia su questa cosa. Ecco, questo è l'elemento. Come? Appunto. Ecco, perciò quindi ecco allora l'attenzione. Termino veramente per dire una cosa. La questione della salute, io ci tengo a dire, vedo tante persone esperte che hanno già fatto studi su questa cosa, quindi sull'aspetto delle malattie che si provano. Noi abbiamo cercato, no, al di là del registro dei tumori, non voglio aprire polemiche, che poi magari il Presidente della Giunta regionale dice non è vero, il registro c'è, non c'è, fatto sta che noi ad oggi, se vogliamo sapere quali sono, anche recandoci alla Regione, anche al Dipartimento di Sicurezza Sociale, vogliamo sapere quali sono le morti per tumori in questo territorio, non lo sappiamo. Noi abbiamo fatto un'inchiesta l'anno scorso, molto superficiale, sicuramente
non attendibile, però indicativa. Abbiamo chiesto all'ospedale, ad alcuni comuni, il numero di morti in alcuni comuni del nostro territorio, le ragioni. Beh, dai dati emerge che la maggioranza delle morti che sono su questo territorio, Lago Negrese, quindi mi riferisco Lago Negro, Lauria, Trecchina, eccetera, Valle del Noce, anche Mercure, compreso fino a Francavilla Sinise, sono per tumori, hanno superato le morti per malattie cardiocircolatorie. Quattro amici miei che ci lavoravano, già prima. Esatto, quindi, allora, questi sono dati, io dovrei preoccuparmi, io avrei bisogno di sapere, di attendere da parte degli amministratori, della regione, garanzie maggiori. Un'altra cosa, pure che spero, io vedo l'amico Peppino Della Guardia che come me è un appassionato del cielo, quindi d'astronomia, siamo astrofili, un anno fa, con un gruppo dell'osservatorio di Capodimonte a Napoli, abbiamo verificato il cosiddetto SIN, cioè il cielo, e dato che eravamo in zona per un'osservazione astronomica, con uno strumentino che si chiama Sky Quality Meter, è uno strumentino molto semplice, dove si mette in una zona, si lancia un segnale e si misura la pulizia del cielo. Quando la centrale stava funzionando, quando questa centrale stava funzionando, bene, il valore era bassissimo. Abbiamo chiesto adesso di farlo, adesso che la centrale è chiusa, il valore è molto più elevato. Allora qualche cosa significa, ecco, e questo è un dato che sempre con mezzi a disposizione, perché se noi dobbiamo fare le analisi, i controlli, le ricerche, dobbiamo fare sempre noi, diventa difficilissimo. Allora abbiamo bisogno che ci sia un organo di tutela che tuteli i nostri diritti, che ci metta nella condizione di poter essere tranquilli, protetti. Ecco per quale motivo oggi il discorso è una battaglia di civiltà, questa è una battaglia di democrazia, di partecipazione, e abbiamo bisogno che la capiscano tutti, che passi attraverso le menti di tutti, di tutte le persone. E credo che abbiamo bisogno di unire le lotte nella nostra regione, o quantomeno nelle nostre aree. Abbiamo bisogno di unirle, di incontrarci, di sentirci vicini, perché questo è un momento fondamentale. Questa crisi, chiamiamola così, io non so come chiamarla, questo momento di passaggio, non so, che stiamo vivendo, è un momento che si supera come lo possiamo risolvere noi uomini, noi donne, attraverso i contatti, i rapporti, attraverso momenti di pensieri, di riflessioni, attraverso anche momenti di conforto. Abbiamo bisogno di stare vicini. Ecco, noi e gli amministratori, abbiamo bisogno, sindaci, che le case comunali diventino quelle case trasparenti, in cui veramente il cittadino si sente. Non voglio eliminare la contrapposizione che è giusta, quella contrapposizione politica sana, però abbiamo bisogno di recuperare quella politica vera. Ma veramente è impossibile. Noi qui, nei nostri comuni, potremmo sperimentare le formule più belle di convivenza, potremmo dare lezione alle città, alle grandi città. Noi potremmo sperimentare la democrazia veramente partecipata. Basterebbe semplicemente volerlo. E se non lo facciamo è perché non lo vogliamo. Questo è tutto. Grazie. Gerardo Melchionda, vorrei salutare Don Francesco Siruffo che è appena arrivato, dopo se è possibile fare un saluto magari durante il dibattito che comincerà più tardi. Una piccola parentesi, si parlava di parchi, di aree protette, ricordiamoci che pochissimi anni fa è nato un parco nazionale intorno alle estrazioni petrolifere, quindi la perimetrazione ritagliata intorno alle estrazioni petrolifere. E di quello stesso parco proprio stamattina abbiamo visto tutti o quasi tutti l'inaugurazione del padiglione di Expo Basilicata. Nell'Expo appunto della Basilicata si parla tanto di acqua, si parla tanto di risorse, però poi in realtà intorno all'acqua c'è un altro oro che non è appunto
appunto la risorsa acqua, ma l'oro nero che spesso purtroppo proprio non grazie all'ARPA o all'osservatorio ambientale viene fuori che la più grande risorsa che ha la Basilicata, e il Giamello ne è un esempio con le fonti che adesso utilizza anche la San Benedetto, può essere messa in discussione proprio da altre risorse a cui diamo purtroppo la priorità. E a proposito di petrolio, mi riaggancio a una cosa che diceva Gerardo parlando di compensazioni. Mi è capitato di parlare poche settimane fa con un cittadino di Viggiano, il signor Pancrazio, e mi raccontava, lui ha una proprietà nelle famose vigne di Viggiano, quelle che un tempo erano le vigne, ma dove adesso i frutti, sia gli uliveti, frutteti e vigne, restano lì tutto l'anno perché nessuno le raccoglie più, nemmeno a livello perso familiare. E mi diceva che lui assieme ad altre 70 persone, 70-72 persone, hanno intrapreso un'azione legale contro l'ENI per avere delle compensazioni ambientali. Alla fine una ventina di loro sono riusciti ad ottenere non compensazioni per danno ambientale, perché poi l'avvocato Bonacini di Correggia Sant'Aglio, a livello di formalità è anche importante i termini che vengono utilizzati, perché se lei dà appunto delle compensazioni per danno ambientale deve dare le compensazioni a tutta la valle, non soltanto alle linee dirigiate, dà a queste persone dei sussidi. E in pratica per 5 anni paga a queste persone il terreno, consentendo a queste persone di utilizzare il proprio terreno. In pratica è come se fossero briciole date da una compagnia petrolifera a delle persone per non riconoscere appunto i danni ambientali, altrimenti dovrebbe pagare molto di più, dovrebbe pagarli a tutta la valle, non soltanto all'area di Viggiano, Grumento, Sarconi e quant'altro. E probabilmente dovrebbe riconoscere che in effetti questi danni ambientali ci sono davvero. Solo per riagganciarmi appunto ad alcuni stimoli che avevi dato tu nel tuo intervento. Adesso cedo la parola a Don Marcello. Prego. Abbiamo aspettato 21 anni. 21 anni, e voi che avete fatto dell'ambiente lo scopo delle vostre battaglie, 21 anni avete aspettato, abbiamo aspettato per avere quel decreto legge sugli ecoreati che ieri ha visto la luce in Parlamento, a metà come al solito, perché poi se tu vai a mettere dentro testa, io non sono esperto, voi mi insegnate, vai a mettere testa. Ci sono molte cose che non tornano, e allora non voglio fermarmi su questo argomento perché non è il mio argomento. C'è sicuramente una cultura ambientale che manca in questo nostro paese. Non puoi aspettare 21 anni con tutte le battaglie che si fanno in giro per il paese e poi avere un contentino, altro che compensazione, avere un contentino che poi loro ti giustificheranno sempre in modo loro, perché sono bravi a giustificare, ma le battaglie e l'ambiente sono una cosa molto più importante. Io vorrei però che non passasse sotto voce una cosa molto grave che invece sta accadendo nel silenzio generale, e nessuno sta dicendo niente su questo in Italia. Stanno smantellando il corpo forestale dello Stato. C'è l'idea di sopprimere il corpo forestale dello Stato, perché è la solita scusa che adesso stanno avanzando in tutte le riforme che si stanno facendo, perché non ci sono soldi, perché bisogna accorpare. Tu hai in Italia noi abbiamo l'antimafia migliore che ci possa essere nel mondo, ce le invidiano dappertutto, anche perché lì dove ci invidiano un'antimafia migliore, però insomma non ci invidiano anche il fatto che noi abbiamo la mafia migliore, per carità, in questo nostro paese. Abbiamo le forze dell'ordine più specializzate in assoluto in tutti questi reati. Abbiamo poi il corpo forestale dello Stato che, mi permetto di dire, in altri paesi non ha raggiunto quelle competenze, quella capacità, quella professionalità che invece noi registriamo in Italia, e con Libera lavoriamo fianco a fianco con il corpo forestale dello Stato. In questo momento c'è questa idea di smantellare, di sopprimere il corpo forestale dello Stato. Allora penso che anche noi dovremmo farci sentire su questo, accanto alle nostre battaglie, perché abbiamo bisogno di quella presenza.
Abbiamo bisogno di quella presenza per fare in modo che la nostra battaglia, le nostre battaglie, ma le battaglie, ripeto, di chi ha fatto dell'ambiente il proprio scopo di vita e di lotta, possano essere supportate ancora di più da chi in maniera professionale porta avanti quel contrasto. Io non vi nascondo che nutro una forte preoccupazione per quello che sta accadendo in Basilicata in questi ultimi tempi. Vi riporto soltanto tre dati che sono significativi, penso, e che ci devono indurre a dire che non possiamo abbassare la guardia in nessun angolo della nostra regione. Non so se voi ricordate, e vi prego di ricordarlo e di andarlo a ricercare su internet, l'immagine che le televisioni regionali, i media regionali ci hanno mandato qualche mese fa, di quella persona lì a Melfi che passa una pistola al figlio di 7 anni. Quell'immagine non è un'immagine che è stata ripresa dai carabinieri in Calabria o in Campania, ma in Basilicata, in una delle zone più difficili dal punto di vista dell'aggressione malavitosa e mafiosa, che è quella del Culture Melfese. È un'immagine che è stata ripresa nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Potenza, che ci ha fatto riflettere, che ci fa preoccupare, perché ci fa pensare, ci fa dire che ormai anche in Basilicata questi signori non guardano più in faccia a nessuno. Ma voi capite, un papà, perché era il papà, passa la pistola nella mano del figlio di 7 anni, perché lui doveva farsi poi portatore di questa pistola a un loro compare. Ma non solo, i bambini, i ragazzini, in questa inchiesta dei carabinieri coordinate dalla DDA di Potenza, i ragazzini erano quelli che portavano droga agli altri. Primo dato che mi sembra essere davvero preoccupante, perché noi tutto sommato sottovalutiamo, nonostante tutto quello che accade, nonostante il fatto che ogni tanto i giornali ci riportano queste notizie, poi voi sapete, i giornali non è che possono sempre stare su quella notizia, e allora noi poi ritorniamo a pensare, ma sì, poi tutto sommato qui non è la Calabria, ma lo sappiamo benissimo. E ci dispiace per gli amici della Calabria, è una terra meravigliosa la Calabria, ma sappiamo benissimo che qui dal punto di vista dell'aggressione mafiosa non viviamo lo stesso allarme sociale che si respira da quelle parti. Ma questo fatto è indicativo di qualcosa che sta cambiando, che sta mutando. Oh amici, noi parliamo in Basilicata di un'aggressione mafiosa che comunque dura dagli anni 60 e che non è che si sta scoprendo adesso, che non ha mai raggiunto, grazie alle forze dell'ordine, non certamente grazie al resto della società, che invece vi devo dire, insomma, ma anche noi ci mettiamo dentro, è sempre stato un po' miope da questo punto di vista, non ha mai raggiunto quei livelli di allarme sociale che purtroppo noi registriamo in altre regioni del sud. Beh, l'avete ascoltato il secondo dato in questi ultimi tempi, quegli atti intimidatori, quelle minacce a 2 sindaci della Basilicata, in una zona della nostra regione che non sta prendendo pace da almeno 5-6 anni, che è la zona del Metapontino. Non stiamo parlando anche qui di Bagheria, di Brancaccio, della Sicilia, parliamo della Basilicata, parliamo una delle zone più floride della Basilicata, della costa ionica della Basilicata, una zona dove negli ultimi 5-6 anni, noi, soltanto noi, abbiamo contato, ma soltanto leggendo i giornali, abbiamo contato, soltanto leggendo i giornali, circa 70 incendi ad aziende, ad attività commerciali. Poi non voglio entrare in questo argomento, voi sapete, ci sono state polemiche fra la Direzione Nazionale Antimafia, fra la Procura di Matera, perché insomma un po' più di attenzione ci vorrebbe, non può essere che tutti e 70 gli incendi, ma ne sono molti di più, perché poi ultimamente il nuovo procuratore antimafia di Potenza, sentito in commissione antimafia, ha portato una sfilza che andava di attentati nella zona del Metapontino, che andava ben oltre i 70 che noi avevamo contato. E tu non puoi dire che quegli incendi sono sempre soltanto autocombustione, anche perché qualche volta poi ti sfugge che
l'autocombustione c'è il rito che arriva alla corrente, e tu invece per partito preso dici che autocombustione, qualcuno dovrebbe dirti che però in quell'azienda, in quella villa, la corrente non c'è, non c'è neanche il contatore. Un terzo dato, ma che è molto più recente, che riguarda un po' più questa zona, ma sempre la zona del Metapontino, per dire come la nostra guardia deve essere davvero alta, che è l'operazione di un paio di mesi fa, operazione partita da un'inchiesta, dalle indagini fatte dalla Guardia di Finanza di Policoro, che poi è stata ripresa dai loro colleghi di Cassano allo Ionio, di Castrovillari, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha sgominato un'organizzazione criminale mafiosa che aveva componenti calabresi, soprattutto nella zona di Cassano, Zingari per intenderci, gli abruzzese, ma c'erano anche i fratelli Solimando di Policoro, c'erano anche personaggi lucani, sempre della costa ionica, un'organizzazione criminale forte, soprattutto dedita alla vendita e allo spaccio internazionale di droga. Ma amici, la droga arrivava dall'Albania, approdava a quelle coste, veniva stoccata a Cassano, veniva messa in furgoni e in tir, fatta passare per la costa ionica, dove si fermava ancora una volta, dove poi lì veniva caricata altra roba e veniva fatta risalire per tutto lo stivale e veniva mandata in Sud America. Questo spicchio d'Italia, del sud d'Italia, diventa la centrale internazionale di un traffico enorme di droga. E in questo spicchio d'Italia c'è anche un pezzetto di Basilicata, e nessuno può venire a dire ma è un pezzetto, no, è la Basilicata con tutto quello che significa, se io poi lo vado a collegare a quegli attentati che stanno aggredendo la zona ionica e metapontina da almeno 5-6 anni. Tutto questo ci deve preoccupare. Guardate, è sicuramente una coincidenza, ma venendo in macchina mi veniva in mente questa coincidenza. Domani sono 36 anni dalla morte di un grande, Peppino Impastato. Un grande, 36 anni dalla morte di Peppino Impastato. Perché è stato ucciso Peppino Impastato? Beh, perché Peppino Impastato, la conoscete la storia? Storia che era caduta nell'oblio, che era stata dimenticata, ma che poi è stata riportata alla memoria, alla luce, sotto i riflettori, grazie a un bel film, a uno dei più bei film che sono stati fatti in questo genere, che è I 100 passi. Peppino Impastato è stato ammazzato lì a Cinisi, in Sicilia, il 9 maggio del 78, perché ha saputo leggere che era in atto una svolta epocale nel mondo mafioso. Quello era il momento nel quale le mafie non solo continuavano a trattare gli affari di sempre, droga, le estorsioni, ma iniziavano a mettersi nell'edilizia, negli appalti, nei grandi affari. Peppino Impastato passava le sue giornate a contestare quei mafiosi, chi poi ordinerà il suo omicidio, Dano Badalamenti, a contestare l'amministrazione comunale di Cinisi, che era e che camminava a braccetto con i mafiosi e con Tano Badalamenti, e a denunciare l'affare sporco che ci stava dietro l'aeroporto di Punta Raisi, che in quel periodo stavano costruendo. Peppino Impastato ha la capacità di andare oltre, di leggere quello che neanche gli esperti riuscivano a leggere, perché erano altri tempi, perché in quel periodo la lotta alla mafia andava in certe direzioni, e poi perché Peppino Impastato ha avuto anche la sfortuna di vivere in un periodo e poi di morire in un giorno sbagliato, perché viene fatto fuori nello stesso giorno in cui viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Beh, Peppino Impastato che cosa ci ha insegnato fra le tante cose? L'importanza dell'informazione,
È stato importante il fatto che voi avete fatto uscire tantissimo le battaglie che avete fatto e che continuerete a fare. Il ruolo dell'informazione è indispensabile, è un alleato necessario, è un alleato fondamentale, sempre perché noi partiamo da quella logica di cui altre volte abbiamo parlato. Purtroppo è una logica che ci attanaglia tutti, che ci frega tutti. Viviamo attanagliati dalla logica del esiste soltanto ciò di cui si parla e ciò di cui non si parla non esiste. Esiste soltanto ciò che si vede e ciò che non si vede non esiste. Esiste soltanto ciò che i giornalisti scrivono sui giornali. Ma se i giornalisti non scrivono di te, delle tue battaglie, dei problemi che tu hai sul tuo territorio, le tue battaglie, i tuoi problemi non esistono. Non esistono. Io vi dicevo di quel ragazzino con quella pistola in mano che è stato fotografato, che è andato sui giornali della nostra regione. Se fosse accaduto in Calabria o in Sicilia, noi avremmo avuto i TG nazionali che partivano con questa notizia. E allora passa fuori dai confini regionali sempre la solita logica e la solita idea di una Basilicata dove tutto sommato si sta bene. Oh, un bambino di 7 anni a Melfi, non a Locri o a San Luca, a Melfi, e tu TG nazionale dovevi dare quella notizia come prima notizia. Noi non possiamo farci attanagliare da questa logica. Da questa logica per cui esistono le nostre battaglie, esistono le nostre vertenze soltanto se ne parlano i giornalisti. Allora dobbiamo allearci con l'informazione, dobbiamo fare in modo, dobbiamo aiutare l'informazione. Aiutare l'informazione, perché quello che dicevo prima ci ha insegnato che più in passato è sì il ruolo dell'informazione, il ruolo centrale dell'informazione, ma non è sufficiente. E voi ce lo insegnate. C'è bisogno di informazione libera. Non nel senso nostro, ma libera, libera. Però poi qui torniamo al discorso di sempre che faceva anche Gerardo prima, che non solo Gerardo faceva, ma quello di un ricatto, del ricatto che viviamo nei nostri territori, del ricatto che vivono tanti giornalisti, del ricatto. Proprio ieri parlavo con un bravissimo giornalista in Calabria, un bravissimo giornalista d'inchiesta, che ha rischiato sulla sua pelle. Si è preso anche un sacco di querele, ha rischiato sulla sua pelle. È stato licenziato il 1° maggio. Il 1° maggio. Guarda un po', il 1° maggio. E lui ieri mi diceva, ma il tuo futuro quale sarà? Devo decidere se prostituirmi o meno. È centrale il ruolo dell'informazione. E allora per più in passato ci ha insegnato questo, ma ci ha insegnato quello che diceva poco fa Gerardo. Come sia importante in certe battaglie, in queste battaglie, nelle nostre battaglie, il coinvolgimento popolare, il coinvolgimento della gente. Abbiamo bisogno di parlare lo stesso linguaggio della gente. Abbiamo bisogno di fare in modo che le nostre battaglie vengano fatte con linguaggi che possono essere comprensibili da tutti. A volte, permettetemi, ci troviamo in certi dibattiti, in certi momenti pubblici, dove si parla di cose interessanti, di cose importanti, anche relative a questi temi, ma con paroloni e con linguaggi che la gente non comprende, che io per primo non comprendo. È importante invece il coinvolgimento popolare. Così come è importante, lo ricordava Gerardo, anche questo ci ha insegnato Peppino in passato, che cos'è l'antimafia sociale, l'importanza dell'antimafia sociale. Beh, qualcuno deve andare a dire a quei signori che stanno a Roma che ogni tanto quei 4 comitatini vincono, e ce lo dicono e ce lo insegnano i nostri amici di Senise. Ogni tanto quei 4 comitatini vincono, perché forse dovremmo ricordare a chi ha in mano le redini di questo paese, e scusate se lo dico in questo modo così drastico e forse anche paradossale, che forse i tanti, tantissimi, perché poi sono più di 4 i comitatini, ma i tanti, tantissimi, tantissimi, quella giungla di comitatini che c'è in Italia, grazie a Dio, è lo scheletro portante di questo nostro paese. Continua a tenere alta, alta invece la guardia in questo nostro paese. E se molte cose ancora nei nostri territori non sono accadute in maniera negativa, e se certe aggressioni
di vario tipo di malaffare ancora non hanno preso piede nei nostri territori, noi lo dobbiamo a voi, ai vostri comitati, ai nostri comitati, ai nostri gruppi spontanei, ai nostri gruppi spontanei. E l'ultima cosa che ci ha insegnato Peppino in passato, e questa è la sfida che ci attende, è il rischio dell'oblio. È il rischio dell'oblio. Dopo la sua morte, come sempre accade, il fango addosso, viene fatto passare come un terrorista che si era o suicidato oppure che aveva sbagliato a mettere la bomba su quei binari. E poi per 25 anni di questa storia non ne ha parlato più nessuno. Ed è stato bello vedere qualche anno fa la Commissione parlamentare antimafia andare a casa di Felicia, la mamma di Peppino, portargli i faldoni dell'inchiesta finale della Commissione parlamentare, dove si diceva e dove si ricostruiva tutta la verità, e chiedere scusa alla mamma di Peppino. Ecco, questa è la politica che ci piace, che ha la capacità di ritornare sui suoi passi, come tu ci ricordavi, e di chiedere scusa, ma c'è il rischio dell'oblio. Ecco perché è importante invece che ci siano momenti come questi, è importante che ci siano momenti come questi, è importante che l'oblio non possa mai cadere e calare sulle nostre battaglie, e su una battaglia come questa, che non è soltanto una battaglia di carattere ambientale. Ecco, io vi chiederei questa sera, vi chiederei di iniziare a pensare e immaginare questa battaglia non solo per la difesa dell'ambiente, ma voi questo già lo fate, ma di continuare a immaginare questa battaglia come una battaglia per la difesa della democrazia di questo territorio, perché è in gioco la tenuta della legalità non solo di questo nostro territorio, ma della nostra regione, per tutte le cose che vi dicevo prima, ma anche per cose abbastanza strane che noi vediamo qua e là muoversi intorno a questa benedetta, non so se dire maledetta, centrale. Cose abbastanza strane. Dovremmo forse andare a mettere testa un po' fra quelli che sostengono a spada tratta il sì al comitato, alla centrale del MEF. Beh, ci accorgeremmo che poi non è che ci stanno chissà quali grandi motivazioni. Per carità, tu Gerardo lo dicevi molto bene prima, ma per carità, rispetto totale per le opinioni di tutti, e quindi anche rispetto per chi non è d'accordo con una certa posizione, certo, perché però tutte le posizioni vengono motivate. Ma anche da quell'altra parte le posizioni vengono motivate, allora ci deve essere grande rispetto, però attenti perché ci sembra di intravedere anche altri interessi, che non sono poi interessi così nobili, perché abbiamo l'impressione, e non è soltanto un'impressione, voi capite il perché di questo uso eufemistico che faccio delle parole. Abbiamo l'impressione che dall'altra parte ci siano persone che abbiano interessi abbastanza sporchi, per esempio nell'affare del legno, che ci siano persone legate, ma molto legate, agli interessi delle mafie del legno, della zona del Vigonese, della zona delle Terre, provincia di Vibo Valentia. A quelle stesse persone bisognerebbe che qualcuno vada a chiedere conto nel momento in cui mettono la loro faccia a difesa di questo sì, che però qualcuno vada a chiedere conto il perché di certe frequentazioni con certi personaggi che sono pregiudicati, e molti di questi personaggi sono personaggi che hanno 416 bis definitivi sulle loro teste, cioè persone condannate definitivamente per mafia. Ci sono alcuni consorzi che trattano il legno che sono legati a queste persone, che noi ritroviamo lì in quella sfilza di persone, per carità,
gran parte di quelle sono oneste, ma fra quelle ci sono anche alcuni che hanno interessi perché sono soci di quei consorzi del legno, in quegli stessi consorzi però ci sono anche pregiudicati e ci sono persone che hanno un 416 bis per quello stesso motivo, quelle persone sono state interdette per esempio dal prefetto di Vibo Valentia. Io penso che questo bisogna iniziare a dirlo, amici. Bisogna iniziare a dire a quella persona, e mi auguro che possa vedere da qualche parte quello che voi state riprendendo questa sera, che noi sappiamo quali sono gli interessi che potrebbe avere, semplicemente per il motivo che non crediamo alle coincidenze e non crediamo che sia una coincidenza che questo signore dal 2001 al 2014 venga beccato ripetutamente a frequentare persone che hanno precedenti per droga, armi e devastazione ambientale. Non ci crediamo. Non ci crediamo. E non solo, perché io non so adesso come è andata avanti quell'inchiesta, ma questo signore nel 2009 si è presa anche una bella denuncia dal Corpo Forestale dello Stato, lì in Calabria, con l'accusa di distruzione ambientale. Ma allora vuol dire che a te dell'ambiente non te ne può fregare niente, e allora vuol dire che tu hai altri interessi dietro a questo sì, per cui stai facendo queste battaglie da queste parti. No, abbiamo bisogno allora di iniziare a dire le cose con estrema chiarezza, ma anche di far arrivare queste notizie con estrema chiarezza. Accettiamo tutti coloro che non la pensano come noi, pronti a ragionare, a dibattere, a costruire una dialettica che possa essere davvero positiva, ma davvero positiva. Io, guardate, non sono competente, non sono esperto in questioni che riguardano l'ambiente, non sono esperto. Penso che però è bello rispettare chi non la pensa nel tuo stesso modo. Però quando è in gioco la legalità e quando dietro ci sono interessi poco chiari, e quando dietro ci sono intrecci con l'andrangheta e con certi tipi di affari dell'andrangheta, vedi il legno, allora in questo caso, permettetemi, io penso che questo è l'unico caso nel quale noi siamo chiamati ad essere intolleranti. Intolleranti. Noi non possiamo essere tolleranti, non accettiamo dialettica e dibattito con chi vuole portare da queste parti, approfittando di quella centrale, gli interessi della 'ndrangheta. Lo abbiamo detto, lo ripeteremo, speriamo che questa notizia a quei signori possa arrivare. E penso che possa arrivare, perché poi fra quelle frequentazioni abbastanza ambigue ci sono anche persone di queste parti. I nostri amici carabinieri ci potrebbero dare sfilze dei loro verbali. Ci sono anche persone di queste zone tra le loro frequentazioni ambigue, perché non si muovono mai loro in maniera senza avere contatti nei territori. Ecco perché occhi aperti. La nostra, ci mettiamo anche noi, la nostra non è soltanto una questione ambientale. La nostra battaglia non è soltanto per difendere l'ambiente nel senso verde del termine, no, la nostra battaglia è per difendere l'ambiente nel senso complessivo del termine, perché qui è in gioco la tenuta della democrazia di questo territorio, perché lì dove viene minata la legalità è minata anche la democrazia. Finisco. Questi quattro comitatini che adesso si stanno mettendo insieme sono e devono essere loro un argine al malaffare di ogni tipo. Noi siamo chiamati ad essere un argine, perché le vere battaglie da questo punto di vista non sono battaglie giudiziarie. Le battaglie giudiziarie le fanno quelli che lavorano su questo e che sono competenti, questa è la loro professione. Noi siamo contenti di averle al nostro fianco, ecco perché siamo contenti del fatto che dobbiamo farci sentire perché il Corpo Forestale dello Stato non venga soppresso. No,
Noi siamo invece chiamati a fare quell'antimafia sociale, come poco fa ci ricordava Gerardo, e noi siamo chiamati a costituire un argine da questo punto di vista. Più uniti si sta, più si lavora insieme, non solo comitati, associazioni, ma con le istituzioni, perché non è vero che tutta la politica è sporca, non è vero che le istituzioni sono fatte tutte di briganti, di malfattori. Abbiamo esempi dappertutto, guardate, vi devo dire, girando l'Italia, abbiamo esempi dappertutto di amministratori pubblici bravi, disponibili, che fanno questo lavoro con passione. Poi abbiamo certo anche tanti esempi di briganti, di furfanti, di delinquenti, ma non si può generalizzare. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme la parte bella della nostra regione, che è la stragrande maggioranza della popolazione di questa regione. Ieri sera mi trovavo dalle vostre parti, a Cassano lo Ionio, perché siamo andati a ricordare Libera Cosenza e Libera Basilicata, siamo andati a ricordare un carabiniere, Giuseppe Passarelli, carabiniere originario di Policoro, che 18 anni fa muore nella caserma dei carabinieri, era un ausiliare, viene fatto passare per suicidio. Poi tu vai a scavare in quell'inchiesta e ti rendi conto che poi tanto suicidio non è, e che è uno dei tanti casi di persone che sono state suicidate. Ma non entro in questa storia, vi dico questo perché è stato bello ieri sera vedere in questa sala piena, vedere la gente bella, vedere non solo Libera di Cosenza e Libera di Basilicata, ma vedere la popolazione, le persone di Cassano, vedere che queste due province stavano insieme, e stavano insieme le parti belle di queste province in risposta a quella operazione che vi dicevo prima, quell'operazione giudiziaria che vi dicevo prima della DDA, che invece ha fatto venire fuori il marcio che purtroppo a volte accomuna sia il versante cosentino della Calabria che il versante materano della Basilicata. Finisco davvero allora. Questo, noi siamo chiamati ad essere un argine sui nostri territori, ma siamo chiamati ad essere argine culturale in questo momento delicato della storia del nostro paese. Questo è un mondo che si è venduta l'anima, questa è la verità, e noi dobbiamo fare veramente i conti con questa verità. Questa è una società che ha svenduto la parte più intima di se stessa, ha svenduto la propria dignità, ha svenduto i propri sogni, ha svenduto i propri ideali, ha svenduto la propria anima. Voi poco fa parlavate della contraddizione di una centrale in un parco, e tu ricordavi di quell'altra contraddizione del petrolio in un altro parco. E fra le cose che non sono passate in quel DDL sugli ecoreati ieri, uno riguarda proprio il fatto che non è vietato, si può continuare a far esplodere in mare per la ricerca del petrolio. E quando al relatore, no, di questa legge è stato chiesto dal giornalista in maniera provocatoria: ma non è che l'avete fatto perché i petrolieri hanno fatto pressione su di voi? Ha risposto in modo altrettanto trasparente: sì, anche per questo motivo. E allora abbiamo svenduto l'anima. Abbiamo svenduto l'anima al denaro. Noi dobbiamo liberarci dal ricatto ambiente-lavoro, altrimenti non saremo mai liberi. Perché questa battaglia si sta svolgendo anche su questo ricatto, come tutte le altre battaglie che riguardano l'ambiente. E allora perché dicevo, è questione di tenuta della nostra democrazia? Beh, perché se questa è una società e se questo è un mondo, se questa è una società e questo è un mondo che ha svenduto l'anima, beh, vuol dire che ancora una volta viene messa sotto i piedi la nostra Costituzione. L'articolo 3 della nostra Costituzione, che è meraviglioso, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale, culturale, che non permettono la promozione e il pieno sviluppo della dignità umana. Bellissimo. È compito della Repubblica. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli. E invece noi assistiamo da un bel po' di anni al fatto che hanno praticamente cambiato l'articolo. Non c'è più lo Stato che deve rimuovere gli ostacoli, ma il mercato. Liberiamoci da questa logica del mercato, altrimenti tutte le nostre battaglie saranno battaglie purtroppo destinate ad essere perse. Grazie. Apriamo il dibattito, se c'è qualche domanda, qualche riflessione dal pubblico, in maniera molto breve. Avevamo chiesto un brevissimo saluto da parte di Don Francesco, se possibile. Tra l'altro Don Marcello la voleva salutare, la cercava con gli occhi prima. È rimasto lì nascosto, come il carattere di Don Francesco. Prego. Un saluto a tutti e anche al tavolo qui della conferenza e a Don Marcello, che seguo da tanto tempo. Siamo stati insieme in seminario e quindi ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Ecco, d'accordo sulla legalità, il saluto della parrocchia ovviamente a tutti. D'accordo sulla legalità, è chiaro. Vorrei sottolineare un ultimo passaggio di Don Marcello, che è un punto importante, il ricatto ambiente lavoro, perché la questione qui in Valle del Mercure, anche penso sì e no, si gioca su quello lì, su quell'aspetto lì. Se non accettate questo non c'è lavoro. Se rifiutate le proposte, schiattate o andatevene. Cioè, quindi il problema ambiente lavoro è importante e la popolazione vive questo problema. Molti dicono meglio morire di tumore, così diciamo, almeno c'è qualche cosa, qualche uscita. Per cui anche a livello politico, a livello amministrativo, bisogna uscire da questo ricatto, trovare delle vie per rispettare l'ambiente, quell'ambiente che Dio ci ha dato. Ogni ambiente geografico ha le sue possibilità, diciamo, i suoi carismi, e qui c'è questo. Però ecco, occorre sviluppare sempre di più questa caratteristica territoriale per farla diventare fonte di sussistenza per chi ci sta. Io sono figlio di emigrante, la grande emigrazione di contadini e di emigranti, la grande emigrazione degli anni 50, 60, e ne paghiamo ancora le conseguenze della nostra zona, lo spopolamento e il crollo demografico che abbiamo ancora. Sono reduce quest'oggi da... ci sono tanti problemi, ecco, il rapporto ambiente-lavoro, il rapporto ambiente-società, ambiente insediamento antropologico. Stamattina alla frazione Prastia, tutto davanti alla cappella di San Pasquale, è tutto scavato dai cinghiali. I cinghiali che sono dappertutto, la gente non ce la fa più, lupi, cinghiali, animali di ogni genere, animali selvatici. Rapporto ambiente, antropologia, insediamento dell'uomo e lavoro. Sono problemi complessi, importantissimi, e quindi ci vogliono risposte adeguate per tutti. Termino pure io. A giorni, a mesi ci dovrebbe essere l'enciclica del Papa sull'ambiente, da un punto di vista, ecco, teologico, e anche dal punto di vista della Chiesa, insomma, del cristianesimo. Potrebbe essere, diciamo, una traccia importante, utile, la prossima enciclica di Papa Francesco, per mettere insieme
anche le sensibilità degli ambienti ecclesiastici della valle, gli ambienti di chiesa, con gli ambienti amministrativi e gli ambienti anche ambientalisti affettuosi. Potrebbe essere un punto di incontro per avere delle idee e dei suggerimenti. Quindi grazie, saluto a tutti e a Don Marcello, a tutti voi qui presenti. Qualcun altro? Qualche altro intervento? Nessuno, è impossibile intervenire dopo Don Marcello, ha detto tutto. Prego, il professor Ferdinando Lazzi. No, io faccio parte del forum Stefano Gioia, volevo dirvi fare qualche rapidissima riflessione. Condivido assolutamente il problema che, diciamo, ci deve essere un'antimafia sociale che purtroppo va a occupare degli spazi che sono stati lasciati comunque liberi a livello istituzionale. Io voglio sottolineare due cose rapidissimamente. Io ho esperienza di quello che è successo a Melfi con la Fenice, abbiamo fatto con gli amici di Melfi una audizione parlamentare, lavoro nella commissione VIS della Val d'Agri, cioè quando vengono fatti questi scelti, sempre illegali, dopo è praticamente impossibile ritornare indietro. Sono automantenenti, e per questo che noi con nomi diversi, Riccio, Cosa, Forum Ambientalista Stefano Gioia, eccetera, sono 14 anni che stiamo dietro a questa vicenda del Mercure, rispetto alla quale non dobbiamo e non possiamo mollare di un centimetro, e rispetto alla quale veramente siamo devastati da questa aggressione e da questa deprivazione di legalità. Voi avete perfettamente ragione, non è un problema di ambientalismo, di verde, di paesaggio, è un problema di legalità e di democrazia. E allora io voglio dire, è quasi un anno che circolano queste notizie, circolano nel senso che sono ufficiali, notizie sulla stampa nazionale, locale calabrese, locale della Basilicata, rispetto a cui è del tutto evidente l'aggressione malavitosa che questo territorio subisce. Allora è intollerabile, l'ha detto Don Marcello, questo silenzio istituzionale. Noi vogliamo chiedere al Presidente della Regione Basilicata, ai sindaci che hanno sottoscritto quegli accordi di compensazione, io non voglio entrare nel merito più della vicenda, vorrei sapere da queste persone che devono tutelare i loro territori e le loro popolazioni, qual è un commento, non una presa di posizione. È possibile che questi argomenti terribili, queste argomentazioni, queste notizie uscite su periodici nazionali e riprese dalla stampa locale non abbiano indotto queste persone a cui affidiamo la nostra salute e la nostra tutela legale, eccetera, a dire nulla? È pensabile che l'Enel, a cui i sindaci si sono direttamente rivolti per dire ci date un commento, queste notizie come si coniugano con l'etica, con il codice etico che Enel si è dato e a cui Enel fa riferimento per le forniture, per i lavori e quant'altro? È un anno quasi, Don Marcello, che stiamo aspettando un commento da questa gente, ed è un anno che queste cose allarmanti di cui lei ha così brillantemente e puntualmente parlato cadono in questo silenzio da parte delle persone che dovrebbero commentarlo per il lavoro che fanno, per i posti che occupano e per la responsabilità che hanno. Quindi essere qui oggi, stasera, adesso, è un patrimonio che noi dobbiamo continuare dopo 13 anni a tenere vivo, e quindi grazie di esserci, perché chi ci ascolta, chi ci sente, chi ci vede deve sapere che questa battaglia non finirà mai, ci sarà sempre qualcuno che rimarrà a presidiare non l'ambiente ma la legalità e la democrazia. Per semiferi rifiuto. Volevo solo dire che
il sindaco di Laino Castello ha invitato alla festa della sua rielezione il presidente del consorzio di legno di Rienzo, che era lì. Questo volevo dire, questa è la risposta della situazione. Allora, buonasera. E come diceva Maria Paola, prendere parola dopo le relazioni, gli interventi di Don Marcello e di Gerardo Melchionne, è veramente difficile essere sintetici, perché gli spunti di riflessione sono stati così tanti che riuscire a organizzare un discorso breve è difficilissimo. Non mi sento di dire di aver vinto la guerra contro l'opificio, ma certo una battaglia importantissima è stata vinta, quella di tutelare 8 milioni e mezzo di euro di fondi pubblici. E quando, ecco, il 23 giugno dell'anno scorso è stata la data che ha segnato l'inizio del nostro cammino in quanto comitato. Ebbene, Don Marcello, non eravamo quattro comitativi, ma quattro giovani trentenni, io, Rosanna, Rocco e Serafino, il presidente del comitato, di un comitato che dopo solo due mesi ha raggiunto ben 2.500 membri, 2.500 iscrizioni. Naturalmente noi non sapevamo nulla, anzi pochissimo, di mafia lucana, ancor meno di ecomafia, e non avevamo mai sentito parlare di ecomafia massonica. Nel momento in cui ci siamo addentrati in quello che era il vero nocciolo dell'opificio, grazie alle competenze di tecnici che ci hanno supportato, la dottoressa Silvana Albia, il professor Laghi, che saluto con piacere stasera, il professor Ortolani, e il supporto legale degli avvocati Enzo Bonafine e Egidio Chiorazzo, ci siamo resi conto che la vera questione non erano tanto i rifiuti quanto il discorso legalità. E quello che veramente andava a tutelare, ciò che andava tutelata a Senise, oltre l'agricoltura, il turismo e il lago di Montecotugno, era la sicurezza dei cittadini, la stessa sicurezza di cui forse le istituzioni, ecco, anzi non forse, ma le istituzioni dimenticano di tutelare, dimenticano di assicurare ai cittadini. Il comitato naturalmente ha trovato ostilità da parte delle istituzioni stesse, ma anche dei sindaci dei parchi, in quanto forse per non dispiacere le direttive impartite dal governatore Pittella non si sono mai pronunciati, non hanno mai preso una posizione ferma, ma naturalmente abbiamo trovato tanto appoggio dalla gente della Valle del Mercure, che ben denunciava il fatto che prima del parco e prima della centrale c'era la gente. A Senise, Don Marcello, prima del lago e prima dell'opificio c'è la gente. Ed ecco che con l'opificio Senise, almeno noi, abbiamo, ma come tutti i qui presenti, hanno sperimentato un concetto, la violazione dei diritti dell'individuo in quanto uomo, della dignità calpestata. Legalità, ne abbiamo parlato tanto, tanto è stato il rumore che abbiamo fatto da interessare anche la Commissione Ecomafia del Senato della Repubblica, ottenendo un'interrogazione parlamentare il 1 ottobre 2014. E tanto è il rumore che abbiamo continuato a fare che la stessa Commissione Ecomafia ha invitato noi, il comitato, di cui io e Rosanna siamo andati personalmente, a relazionare su cosa fosse l'opificio di Senise. Tante volte, Don Marcello, ci siamo sentiti Peppino, tanto da fare uno, anche perché il legale della società, della Nepita, lì si chiama proprio Badalamenti, tanto da farne addirittura uno striscione davanti una giornata importante di contestazione che ci fu a Senise, con l'immagine di Peppino e una frase che poi è diventata uno slogan:
e cioè Peppino, Peppino, ti ha segnato il nostro destino. Perché chi meglio di Peppino riassumeva, sintetizzava la vicenda dell'opificio di Senise, una società venuta così, nata dal nulla, le istituzioni, l'amministrazione comunale di Senise, che mai ci stancheremo di denunciare, che è stata complice fin dal primo giorno in questa squalida vicenda. E tante volte, signor Melchionda, noi non sapevamo che si dicesse, si definisse appunto antimafia sociale, ma pur non sapendo, non conoscendo questa definizione, ci siamo sentiti in dovere di denunciare, ci siamo sentiti responsabili, abbiamo creduto che le sorti di un'intera comunità poteva passare in quel momento dalle nostre mani. Allora ecco che la lotta contro l'opificio non è che poi cos'è l'opificio, ecco, in due parole è un'industria che doveva, speriamo doveva definitivamente, doveva accogliere oltre 900 tonnellate al giorno di rifiuti. Rifiuti, voglio precisare, che la società non ha mai precisato di che natura fossero, nemmeno con l'avvio del procedimento istruttorio per il rilascio della VIA e dell'AIA, quindi delle autorizzazioni ambientali necessarie per poter operare. Quindi già questa cosa, fatto gravissimo, la dice veramente lunga. Di legalità ne abbiamo parlato, come dicevo prima è una battaglia vinta, vogliamo vincere la guerra, ma vogliamo continuare a parlare di legalità. Don Marcello, l'aspettiamo a Senise. Grazie. Io degli organizzatori vi ringrazio, anzi vi ringrazio per avermi coinvolto in questo bellissimo incontro, bellissima esperienza. Soltanto due cose. Allora, io chiedo al forum e in generale ai cittadini di Vigionello e di Rotonda di uscire da Vigionello e Rotonda e venire dalle nostre parti, venire a organizzare incontri per parlare fisicamente di quello che accade qui. Noi lo facciamo. Ringrazio tra l'altro anche per la presenza Mario Langoglia, come al solito, che attraverso le cose classificate noi con la Siritide divulgheremo i contenuti di questo incontro, quello che ha detto Don Marcello. Però venite fisicamente dalle nostre parti, venite sull'altro versante del Pollino, e vi accoglieremo a braccia aperte e ci confronteremo anche con gli altri comitati. E poi io voglio copiare una cosa che ha detto durante una conferenza stampa davanti al PAP, all'ente Parco del Pollino, l'avvocato Bonafine. Lo dico alle amministrazioni comunali. Io vi vedo durante questi incontri, giustamente, scusate il termine, scusa Don Marcello, giustamente incazzati. Però poi durante le varie iniziative che si fanno, le carte del turismo, la sagra della melanzana, quella del fagiolo, che sono giustissime, vanno fatte perché le risorse del territorio vanno veicolate anche attraverso queste iniziative bellissime, ludiche e quant'altro, quando arrivano i politici di turno vi vedo meno incazzati, vi vedo più, come dire... mancherebbe altro, però questi temi devono avere la priorità sul punto. Quindi facciamo notare anche nei momenti di festa che ci devono essere, che i temi, le priorità sono altre. Allora, ti rispondo perché per il rapporto di amicizia, quindi non posso permettere. Forse si dovrebbe invitare anche in questi contesti per, diciamo, registrare e osservare, diciamo, i comportamenti dei sindaci, perché il distinguo che cosa fa, come dire, anche le critiche opportune vengono fatte anche dinanzi ai potenti. Io voglio citare ad esempio quello che è accaduto per esempio nel convegno bellissimo dell'Assia, in cui c'era un rappresentante delle politiche agricole che ha rimarcato che entrando in funzione la centrale del Lepore, le DOP sarebbero state, insomma, il percorso delle DOP sarebbe stato compromesso. Beh, il sindaco di Rotondo e il sindaco di Vigionello naturalmente hanno applaudito e hanno rimarcato e hanno detto al presidente Coppaterra quello che c'era da dire in quel momento, e riportato praticamente tutto quello che la popolazione si dire vuole che giustamente si dica in questi contesti. Lo facciamo in ogni momento. Noi abbiamo anche avuto un confronto duro su questo,
Basilicata, ne abbiamo avuto più di uno, quindi su questo tema, come dire, non facciamo sconti a nessuno e siamo intolleranti, come diceva giustamente Marcello Pozzi prima, quindi forse bisognerebbe entrare nei contenuti e nelle assemblee quando si fanno questi dibattiti. Grazie a tutti, veramente grazie a tutti. Tutte le falsità che ci sono all'interno delle cose che stesso lei non ha scritto, tutte le falsità, però fino adesso ha giustizia, o non legge, o legge e fa finta di niente, qualche cosa ci farà, perché è possibile dopo tanti anni che abbiamo mandato le carte, abbiamo evidenziato tutto, nessuno ci diceva avete ragione. Allora, innanzitutto oggi mi fa piacere perché finalmente vedo pure voi che siete qui con noi e non è una cosa così da sottovalutare. In più si è preso anche perché libera, è libera veramente da tutto, per la cosa che dice, è libera da tutto, perché hanno fatto attuare, sono tante associazioni antimafia che si fanno finanziare. Ci sono quelli che si fanno finanziare dalla mafia. E allora, vedere qui presente Libra, vedere, io ne ho parlato con la Chiesa in modo particolare, quello di essere presente, che qui è un esempio che dice, chi inquina perde la grazia del Dio. Invece, così, caro Senato, alcuni lo dicono. Però altre, quelle della nostra zona, dovrebbero prendere posizione. Io ho espresso, ho relazionato a chi avrebbe dovuto prendere le decisioni. Sì, hai ragione, avete ragione. Avete ragione, ma ufficialmente non è. Mentre si sono riusciti con il petrolio, perché poi petrolio, io l'ho detto molto chiaramente, assumendo e anche successivamente, che la Madonna non doveva diventare più nera e che i preti avrebbero dovuto essere allegri non quando fanno i funerali, ma quando c'è nasce, crede, ma matrimonio, e quindi come sono riuscito? Adesso dobbiamo vedere come concretamente fare evidenziare le irregolarità, le falsità. Nessuno può far finta di niente, e all'interno di una realtà, sì, è una zona ZPS, sì, a meno di un chilometro c'è un altro terreno che è vincolato dal Ministero della Cultura, per quale motivo? Perché lì abbiamo trovato l'elefante, abbiamo trovato diciamo resti paleontologici, e allora di conseguenza bisognerebbe evidenziare queste cose e sulla base di queste procedere concretamente, non semplicemente dire già ci vediamo, facciamo le montagne, noi non facciamo niente, se parliamo solamente bisogna concretamente vedere come potremmo fare, e siccome stiamo crescendo, quando abbiamo iniziato era solo uno che si chiamava Giovanni, ma quando ho detto che noi questo
avevo paura perché quando sei solo non so come possono andare le cose, ma poi invece c'è una comunità molto grande, allora puoi stare anche tranquillo che le linee del massimo non ti possono fare cose, c'è pure liberi, allora ancora possiamo essere ancora più liberi di esprimerci. Ce le dobbiamo dedurre noi, ci sono scritti, l'ha scritto stesso vero, solo fare esempio, oggi quando siete passati che temperatura c'è quando siete passati davanti alla città, 35 gradi, 30 gradi, poi dice massimo la temperatura sarà 22 gradi, siccome non avevamo i dati relativi alla è completo così, ma completo va dicendo che ci dobbiamo tenere insieme, dobbiamo continuare le battaglie, e le battaglie non si fanno semplicemente tra noi non serve a niente, qui dobbiamo vedere come meglio arrivare all'obiettivo, anche se l'obiettivo può darsi in convenire, per quale motivo? C'è anche un motivo, perché io oggi ero convinto, mi auguravo che era venuto di Libano per fare un'inaugurazione alla centrale, sì, perché avevo saputo che 23 centrali erano dismesse, perché in queste 23 centrali dovevano diventare o supermercati o musei. Ma io adesso vado a vedere se effettivamente c'è pure allora perciò viene da noi proprio perché per fare l'inaugurazione, e invece purtroppo visto che tutto da noi non c'è, anche se prima o poi chiudono, devono chiudere per forza, perché allo stato attuale per quanto costa, per quanto viene a costare il chilowattore prodotto con il biomasso, abbiamo messo questo. Beh, viene una cifra così elevata che un professore Ricco dell'Università di Ancona disse nel 2004 che non c'era convenienza dal punto di vista economico produrre energie se il petrolio non superava di gran lunga i 100 dollari. E siccome i 100 dollari non c'è, non c'è mai. Allora voglio dire che competenza dal punto di vista economico non ce n'è. Di più, giustamente no, volevo dire che ha ragione quando parla dei mobilieri che non hanno il materiale e che il materiale che serve da bruciare nel raggio di 70 km non ce n'è, ci pare, no? Non che c'è un materiale, più non va, non possono tagliare quello che possono, quindi non ce n'è il materiale. Per cui la centrale non ha senso, può darsi pure che chiudono per loro scelta, però ancora dobbiamo lottare.